Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la politica in vista delle amministrative. Ci sono due apparentamenti tra i quattro comuni che vanno al ballottaggio in Abruzzo. Bufera in Forza Italia per l'accordo con il Partito Democratico a Sulmona. Appuntamento il 19 giugno. A Lanciano c'è l'accordo tra Enrico D'Amico, UDC-NCD, secondo al primo turno con il 37,87%, e Tonia Paolucci, terza con il 22,67%, ex UDC e Forza Italia. Entrambi rappresentanza di coalizioni di centrodestra, tra le cui fila ci sono anche i rappresentanti di Casa Pound. Il sindaco uscente, Mario Pupillo, del Partito Democratico, che al primo turno è giunto in testa con il 39,47%, corre da solo. «Ci apparentiamo con i cittadini che vogliono contribuire a cambiare in meglio la nostra città», ha dichiarato Pupillo, «con loro e basta». A Roseto degli Abruzzi non ci saranno apparentamenti, ma le sei liste civiche della coalizione, hashtag Amo Roseto, guidata da Rosaria Ciancaione, sosterranno al ballottaggio la candidatura di Sabatino Di Girolamo. Lavoreremo con i candidati delle nostre liste a sostegno e a fianco di Sabatino Di Girolamo anche a seguito dell'accordo politico programmatico raggiunto insieme, che ci ha visto convergere su molti obiettivi e punti del programma, e quanto dichiarano i rappresentanti delle liste della coalizione, hashtag Amo Roseto. Corre da solo quindi il sindaco uscente, Ennio Pavone, con coerenza e linearità, si legge nella nota di Pavone, proseguiamo sulla strada intrapresa nel 2011. A Sulmona il candidato sindaco Bruno Di Masci si allea con Forza Italia. Alla base dell'accordo la convergenza delle 8 liste civiche che sostengono Di Masci su obiettivi comuni proposti anche nel programma di mandato di Elisabetta Bianchi, candidato sindaco al primo turno. Anna Maria Casini, candidata sindaco con la coalizione Noi per Sulmona, sull'ufficialità dell'apparentamento elettorale tra Forza Italia e il Partito Democratico, definisce l'apparentamento una alchimia da fantapolitica. Nessun apparentamento ufficiale a Vasto per i due candidati al ballottaggio, Francesco Menna e Massimo Desiati, ma resta in piedi la possibilità di un accordo elettorale. Dopo le avance al Movimento 5 Stelle, infatti, cui Menna aveva offerto la presidenza del Consiglio Comunale, dal centro-sinistra si apre un canale di dialogo con Edmondo Laudanzi, il candidato civico de Il Nuovo Faro e Rinascita Vastese, che per la giornata di domani potrebbe portare a un accordo elettorale. Rifondazione e Radicali tornano a manifestare all'Aquila per chiedere al Consiglio regionale di procedere alla nomina del garante dei detenuti. Daniela Rosone. Dopo 5 anni dall'approvazione della legge regionale proposta da Rifondazione Comunista e mai applicata, Radicali e Rifondazione hanno chiesto a gran voce oggi dinanzi a Palazzo dell'Emiciclo la nomina del garante dei detenuti. Tra i consiglieri sembra infatti non esserci convergenza sul nome della radicale Rita Bernardini, eppure Rifondazione e Radicali chiedono oggi di superare anche questo scoglio e se necessario proporre anche altri nomi, ma purché si arrivi alla nomina, oggi quanto mai essenziale. Pensavamo che con la candidatura da parte di Marco Pannella, di una personalità autorevolissima nel campo della questione del carcere come Rita Bernardini, finalmente il Consiglio regionale trovasse l'unità e procedesse rapidamente alla nomina. Purtroppo neanche questo è bastato. Adesso speriamo che dopo tutto l'omaggio che l'Abruzzo e la società italiana hanno reso a Marco Pannella, anche tra i consiglieri regionali si abbandoni un atteggiamento di beghe. Io vorrei che il Consiglio regionale risolveste questa situazione a questo punto imbarazzante. Ha sbagliato Marco Pannella nel proporre la candidatura migliore che si potesse esprimere, direi eccellente? Se ha sbagliato Marco Pannella lo dicano, e i consiglieri che finora si sono opposti alla candidatura di Rita Bernardini ne propongano un'altra. E conseguenza della mancata applicazione di questa legge è la violazione di diritti umani fondamentali. A rappresentare l'Osservatorio Carceri per la Camera Penale dell'Aquila l'avvocatessa aquilana Fabiana Gubitoso, che ha portato all'attenzione del Consiglio anche le oltre 250 firme raccolte nel carcere di Sulmona affinché si provveda immediatamente alla nomina. E mai come in una regione come l'Abruzzo si sollecita questa figura, che sicuramente è una figura di riferimento per tutte queste persone ristrette. A me personalmente, come alle persone ristrette in Abruzzo, non interessa che la nomina sia quella di Rita Bernardini. Se questo nome può dare fastidio ai nostri consiglieri regionali, non ci interessa, purché si arrivi in tempi sicuramente molto brevi alla nomina di questa persona come punto di riferimento per tutte le persone ristrette.
In tutto questo l'associazione Nessuno Tocchi Caino ha organizzato per il 25 giugno alla Villa Comunale un sit-in per dire no alla tortura e no al regime di 41 bis. Cronaca giudiziaria, altri 6 mesi di proroga per l'inchiesta che vede indagati il sindaco Cialente e altri 2 imprenditori. Giorgio Alessandri. A novembre 2015 il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente annunciava su Facebook di essere indagato dalla procura del capoluogo, specificando peraltro che si trattava di indagini preliminari e di non conoscere altri dettagli né tantomeno l'ipotesi di reato. Da mesi si rincorrevano voci di un ipotetico avviso di garanzia nei suoi confronti, un atto che però non è mai arrivato, mentre è stato recapitato un avviso di proroga delle indagini. Dopo i 6 mesi previsti dalla legge, infatti, stando a quanto appreso e rilanciato da diversi media, il GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del PM Stefano Gallo, ha notificato a Cialente un'altra proroga delle indagini. Altri 6 mesi per approfondire la posizione del primo cittadino e di altre 2 persone che sarebbero indagate, gli imprenditori Elisa Iannini e Pier Giorgio Ruggeri. Tentata concussione e corruzione sarebbero, ma il condizionale è sempre d'obbligo, le accuse mosse dalla procura. I dettagli della vicenda e dell'inchiesta sono coperti dal più stretto riservo, ma, stando almeno a quanto dichiarato dal sindaco in una intervista, tutto sarebbe legato a presunte irregolarità nei lavori di ricostruzione della sua abitazione privata. Una vicenda che si intreccerebbe, tra l'altro, con la tentata transazione per risolvere l'impasse sulla metropolitana di superficie. Al termine delle indagini, il pubblico ministero, titolare dell'inchiesta, potrà richiedere al GIP l'archiviazione o, se reputa, formulare invece l'imputazione, esercitando così l'azione penale. Nei prossimi mesi si saprà se si arriverà all'archiviazione o all'imputazione, con il PD che, nonostante Cialente è noto, non potrà candidarsi per aver raggiunto il numero massimo di mandati previsti dalla legge, dovrà affrontare una questione spinosa a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative. Ed è stata confermata dalla Cassazione la condanna a 20 anni per Salvatore Parolisi, il militare accusato di aver ucciso la moglie Melania Rea in un bosco del Teramano dove la donna era scomparsa l'11 aprile del 2011. Il ricorso di Parolisi contro la condanna ridotta nell'appello bis è stato rigettato, come aveva chiesto stamani la procura della Cassazione. È stato dunque convalidato quanto deciso dalla Corte di Assise di Perugia nel secondo processo d'appello con la sentenza emessa il 27 maggio 2015, che ora è definitiva. È la seconda volta che la Suprema Corte si occupa di questo omicidio. In precedenza aveva nutrito dubbi sulla configurazione dell'aggravante della crudeltà e l'appello bis aveva aderito a questa impostazione riducendo la condanna di Parolisi da 30 a 20 anni di carcere. L'uomo aveva deciso di uccidere la moglie perché aveva un'altra relazione. La figlioletta di Melania Rea e Parolisi è stata affidata ai nonni materni che se ne prendono cura. E passiamo ancora, torniamo alla politica. Tutto pronto per l'avvio del Luciani bis a Francavilla al Mare. Il sindaco annuncia l'ufficializzazione della nuova giunta mercoledì. Francesca Romana Testi. Scalpita in attesa della nomina per la sua nuova giunta, Antonio Luciani, sindaco riconfermato per il suo secondo mandato a gran voce al primo turno, attende l'ufficializzazione dei dati che entro mercoledì dovrebbero dare avvio al governo bis di Francavilla. Intanto però non mancano le polemiche da parte dei candidati sconfitti. È Livio Sarchese ad aprire le ostilità con un post che celebra il rifiuto da parte di Giovanni Battista Natale di un posto in assessorato, ricordando che i grillini non accettano offerte partitocratiche. Per me la politica è fatta dagli uomini e non dai simboli ed è proprio questo il segreto del nostro successo qui a Francavilla. Continueremo su questa strada. Chi vuole il bene di Francavilla e vuole far bene per Francavilla, a prescindere dal simbolo politico, dall'appartenenza, è ben accetto. Le idee sono buone non perché sono idee di centrosinistra o di centrodestra, perché sono buone idee. Per il suo secondo governo Antonio Luciani ha le idee chiare, visti i risultati la strada pare essere quella giusta e ora l'attenzione va alla stagione balneare in vista. Ovviamente il percorso di crescita deve essere accompagnato anno dopo anno. Noi abbiamo abituato i francavillesi a avere una splendida estate sin dal 2011, l'anno del primo insediamento, e l'estate 2016 sarà in quest'ottica, quindi sarà un'estate migliore di quella del 2015. Tra gli obiettivi di più lungo raggio c'è la bonifica della Lento e proprio su questo argomento arriva l'ok della regione che la inserisce nel master plan.
una delle cose più importanti che noi chiediamo, che poi è la bonifica del fiume Alento, perché noi in questi 5 anni ci poniamo l'obiettivo di riqualificare l'assa fluviale, fare un ponte che finalmente unisca le due parti della città sul mare e quindi possa farci continuare la splendida pista ciclopedonale e quindi rivalutare quella zona. Infine un messaggio rivolto agli sconfitti, o meglio un auspicio per l'avvio del nuovo governo di Francavilla. Cosa aspettarsi dagli avversari? Luciani risponde così. Io mi aspetto insomma una riflessione seria su quello che è stata la volontà dell'elettorato e mi aspetto collaborazione da parte loro. È 20 ore di sciopero da questa mattina all'Atria di Teramo, dove i lavoratori chiedono certezze sul futuro e un investimento della proprietà per rilanciare l'attività. Paolo Renzetti. Stato di agitazione con un pacchetto di 20 ore di sciopero da questa mattina da parte dei lavoratori dell'Atria di Teramo che chiedono all'attuale proprietà di avere prospettive e certezze per il futuro con investimenti importanti in grado di rilanciare l'attività o di puntare alla cessione dell'attività stessa. I sindacati chiedono poi d'altro canto che a pagare dopo il sacrificio del contratto integrativo non siano ancora i lavoratori. Riguarda principalmente la prospettiva, i lavoratori chiedono all'azienda una cosa molto semplice. Questa proprietà ha acquisito dal gruppo Marazzi l'Atria per una somma simbolica. La questione è o la cedono a un soggetto industriale che è per il rilancio oppure la gestiscono loro, ci investono e la rilanciano. Il confronto è partito sulla base di un accordo che era stato sottoscritto in precedenza e che prevedeva la riapertura di una trattativa sull'integrativo, ma il tema non è solo l'integrativo, la questione è complessiva. I rappresentanti della proprietà ci avevano garantito che la vicenda del rilancio dell'Atria sarebbe stata seguita oltre che dalle istituzioni ma anche attraverso un confronto con le rappresentanze sindacali più puntuale, più nel merito dei problemi. Tutto questo secondo noi non c'è stato e l'esito di questo confronto che è sfociato nello sciopero secondo noi conferma questo problema che c'è ed è il problema principale che stiamo cercando di affrontare. Diciamo che è una situazione in cui l'atteggiamento della proprietà, probabilmente non abituata al confronto, complica una vicenda che è oggettivamente difficile, ma che tutti quanti stiamo cercando di risolvere, perché qui nessuno deve dimenticare che l'impegno dei lavoratori e il sacrificio anche economico che loro hanno sostenuto in questi anni, oltre che di posti di lavoro, è forse stata la leva principale per il rilancio. Restiamo a Teramo, dove è stata inaugurata questa mattina la nuova fermata di Rete Ferrovie Italia Piano Daccio. Si tratta di un investimento fortemente voluto dal Comune e dalle Ferrovie, 1 milione di euro per agevolare il collegamento con il centro cittadino. Vediamo. Inaugurata questa mattina la nuova fermata Nepezzano Piano Daccio di Ferrovie Italia che permetterà il collegamento fra la zona periferica ed il centro di Teramo, agevolando un facile spostamento per gli studenti della facoltà di medicina veterinaria ma anche per chi deve raggiungere lo stadio Bonolis e l'adiacente centro commerciale. È un'opera che ci abbiamo impiegato circa 1 anno e mezzo per realizzarla ed è stata diretta praticamente dal Comune. Noi abbiamo collaborato dal punto di vista finanziario e per quanto riguarda gli aspetti dell'esercizio ferroviario. C'è un piano di sviluppo di tutto il servizio ferroviario nella regione Abruzzo e voglio ricordare che abbiamo già avviato quella che chiamiamo la cura del ferro, cioè creare tutta una serie di infrastrutture subito esigibili come quella che stiamo oggi aprendo all'esercizio commerciale per poter dare risposte immediate per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Con l'apertura della stazione di Piano Daccio garantiamo con 20 collegamenti quotidiani la possibilità a 2500 passeggeri di avere un nuovo anello sul tema della rete di tipo regionale. È una tratta nella quale Trenitalia crede, a dimostrazione dell'investimento che se ne sta facendo. È un progetto costato circa 1 milione di euro con finanziamenti ministeriali, RFI e fondi PISU che noi abbiamo deciso di spendere qui perché era un obiettivo importante. Convocherò un tavolo a Teramo al quale parteciperà ovviamente il Comune, la Provincia, la Regione
le RFI anche tua, perché si può portare avanti un progetto importante che trasformi questa tratta in metropolitana di superficie e che eviti tante sovrapposizioni di trasporto che c'è tra ferro e gomma, anche perché è previsto un taglio sul trasporto da parte della Regione, e questo ci potrebbe permettere di ottimizzare anche, come dire, di ridurre i disagi di questi tagli. La più amata dagli italiani, Lorella Cuccarini, sabato è andata in visita a Intro d'Acqua per i piccoli pazienti dell'AGB. È stata accolta da tutta la cittadinanza, dalle istituzioni e ovviamente da tantissimi bambini. Un sorriso che regala felicità ed entusiasmo ogni volta. Lorella Cuccarini riempie di magia ogni sua visita, affascina, coinvolge e sorprende nella sua semplicità. Al fianco dell'AGB da più di un decennio, questa volta ha voluto presenziare ad una giornata organizzata ad Intro d'Acqua da un'associazione di genitori che da anni ha sposato la causa dei piccoli pazienti di Pescara. Una grande festa che ha ben rappresentato la forza e la solidarietà che nutre questa grande famiglia. Noi abbiamo così insieme ad AGB organizzato questa festa insieme per vivere un momento fra associazioni che andasse al di là di quella che è la realizzazione dei progetti. Ci conosciamo da 14 anni, abbiamo realizzato insieme tante cose grazie a tutta la cittadinanza, e oggi è stato un momento di condivisione molto emozionante. Un paese in festa dove a partecipare sono stati proprio tutti, istituzioni, cittadinanza e tantissimi bambini. Lorella Cuccarini, con 30 ore per la vita, regala da tantissimi anni sostegno e vicinanza per importanti progetti. Per l'AGB tutto ebbe inizio con il reparto di oncoematologia pediatrica e poi la realizzazione della casa alloggio di Pescara, e da lì in poi tanti progetti susseguitesi con la sua presenza, tra i quali anche il Day Hospital pediatrico inaugurato 2 anni fa. Anche se dovessimo cambiare o comunque implementare con altre iniziative, manteniamo un rapporto e un filo diretto con tutte le associazioni che hanno beneficiato in questi 22 anni, quindi veramente la nostra famiglia si allarga sempre di più, e giornate come queste sono proprio indicative dell'affetto e dell'abbraccio che c'è fra le associazioni, che ci siano progetti da realizzare e non. E ieri ha fatto tappa a Chieti invece la Staffetta del Cuore, un'iniziativa di beneficenza su due ruote in ricordo di Marco Simoncelli. Alfredo Primante. Su due ruote per aiutare le persone bisognose di cure mediche e sostegno fisico. È la Staffetta del Cuore che ieri ha fatto tappa a Chieti, dove in piazza San Giustino è risuonato il rombo dei motori Ducati. Nonostante la pioggia, i centauri si sono ritrovati per portare avanti la staffetta nel nome di un grande pilota italiano prematuramente scomparso, Marco Simoncelli. È una raccolta fondi che ormai è partita dagli inizi di aprile, ha girato tutte le regioni d'Italia, fino ad arrivare qui in Abruzzo. Dall'Abruzzo ripartirà per le Marche, lo consegneremo noi personalmente, dalle Marche arriverà in Emilia, dove terminerà il tutto. Poi verrà consegnato il 3 luglio davanti alla pista di Misano alle ore 15, un assegno grande simbolico di tutto quello che abbiamo raccolto direttamente al papà di Marco Simoncelli a Misano. E questo giubbetto verrà messo davanti al museo, davanti alla fondazione. Ci sono le firme di tutti gli staffettisti d'Italia, di tutti i motoclub che hanno partecipato, che sono oltre 150-160 motoclub in tutta Italia. Prima della ripartenza verso Ascoli, tappa successiva della staffetta, i motociclisti hanno ricevuto la benedizione all'interno della cripta della cattedrale di San Giustino, poi di nuovo in sella, sfidando anche la pioggia. Nell'ambito della lotta alle leucemie, linfomi e mieloma, ha fatto tappa al porto turistico Marina di Pescara la barca dell'AIL. Vediamo. Ulissi ha faticato per arrivare ad Itaca, dove c'erano i suoi affetti, tutto quello che era più importante per lui. Il paziente naviga su questa barca per raggiungere la sua Itaca, che è la guarigione. Con queste parole Domenico Cappuccilli, presidente della sezione interprovinciale Pescara Teramo dell'AIL, ha salutato al porto turistico di Pescara l'arrivo di Sognando Itaca, la barca a vela dell'associazione contro le leucemie, linfomi e mieloma, partita il 4 giugno scorso da Trieste con un equipaggio formato da skipper professionisti,
pazienti, medici, infermieri e volontari. Dopo Venezia, Ravenna, Rimini, Pesaro e Ancona, l'imbarcazione ha fatto tappa a Pescara, dove si è svolto, come in ogni porto di attracco, l'Itaca Day, una giornata di sensibilizzazione per ribadire l'importanza della velaterapia come metodo utile per la riabilitazione psicologica ed il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Il progetto Itaca, nato 10 anni fa a Brescia da un'idea di un giovane amante della vela che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro la malattia, è diventato l'iniziativa centrale della giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma, che verrà celebrata il 21 giugno prossimo a livello nazionale. In occasione del decennale del progetto, la barca concluderà per la prima volta il suo viaggio proprio ad Itaca. È un'esperienza bellissima anche per chi, come me, ha navigato per un piccolo tratto, ha ribadito Cappuccilli, che è stato a bordo dell'imbarcazione da Ancona a Pescara. La solidarietà, quella vera, si leggeva negli occhi di tutti. All'incontro ha partecipato anche il dottor Paolo Di Bartolomeo, primario del Dipartimento di Ematologia dell'ospedale di Pescara, che ha sottolineato l'importante ruolo svolto dall'AIL nel campo della ricerca clinica. E tra gli appuntamenti, domani all'Aquila istituzioni, medici e volontari si ritroveranno per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue 2016. Il 14 giugno all'Aquila sarà celebrata la giornata mondiale del donatore del sangue, una giornata importante che in vista dell'estate serve soprattutto a sensibilizzare ancora una volta sull'importanza della donazione. In Abruzzo infatti è spesso emergenza sangue, dunque ben vengano tutte le iniziative volte a supportare questa emergenza, che con la stagione estiva si fa sempre più pressante. Alla luce delle nuove normative europee, peraltro, è necessaria la riorganizzazione della rete trasfusionale della Regione Abruzzo. La giornata del 14 sarà importante per parlare della donazione del sangue in Abruzzo. La sala convegni dell'Ordine dei Medici, dalle 16 alle 19.30, ospiterà il convegno sulla giornata mondiale del donatore. Parteciperanno l'Avis Comunale con la sua presidente Maria Rita Cassiani, l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, il presidente dell'Avis regionale Giulio Di Sante, il presidente dell'Avis provinciale Antonio Giulianella, il direttore del centro regionale sangue Pasquale Colamartino, il dottor Luigi Dell'Orso, primario di medicina trasfusionale all'ospedale dell'Aquila, e Luciana Celeste, che parlerà dell'esperienza del servizio civile nazionale e del volontariato in questo senso. La tavola rotonda finale sarà aperta a tutte le associazioni del territorio. E tappa pennese per l'ABC Abruzzo Contemporaneo, evento dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e architettonico della Regione Verde d'Italia. Vestina News. All'inaugurazione della mostra presente anche il nuovo sindaco di Penne, Mario Semproni, che coglie l'occasione per onorare la cultura. Sono veramente lieto di essere qui in questa circostanza, anche perché finalmente siamo riusciti a dare un'idea ai cittadini di Penne che la loro città, che è un'antica città, non è però distante da quella che è l'arte contemporanea e l'arte moderna. Quindi abbiamo creato un connubio che forse fino ad oggi pensavamo non si potesse risolvere. E questo veramente è una cosa importante, anche perché io dico sempre che la nostra città deve vivere con tutto ciò che le potrà venire dal turismo, e noi vogliamo fare in modo che la nostra città recuperi quel ruolo che ha avuto in passato, un ruolo di capofila nell'ambito dell'area vestina. E poco fa si diceva, si nominavano per esempio i musei, i tantissimi musei che abbiamo a Penne, e ovviamente il nostro punto di riferimento sarà proprio quello di ulteriormente potenziare la rete museale ed attirare, proprio grazie a questa rete museale che è semplicemente incredibile per estensione e per importanza, attirare, diciamo, i turisti che dovranno venire qui a Penne e dovranno rilanciare la nostra città. E apriamo la pagina sportiva con la festa del Pescara. Migliaia di persone hanno affollato Piazza della Repubblica sabato sera per la festa promozione. Sul palco è intervenuto anche il presidente della Lega di Serie B, che ha premiato i giocatori, Andrea Costantini.
Alcuni giocatori sono in ferie da qualche giorno, molti altri lasceranno Pescara per il meritato riposo nelle prossime ore, ma portandosi dietro il bagno di folla di sabato scorso. Un entusiasmo indescrivibile di migliaia e migliaia di tifosi che dopo la notte di giovedì hanno continuato a celebrare il ritorno in A del Delfino e a inneggiare i loro beniamini. Una vera e propria passerella quella dei calciatori sul bus scoperto, entusiasmo ai massimi livelli alla partenza dallo stadio in corso Umberto a Montesivano e poi sulla riviera. Era poco prima che la squadra arrivasse sul palco allestito in Piazza della Repubblica. Uno spazio che a stento ha trattenuto la folla biancazzurra con tanto di spettacolo per lo sventolio di bandiere. Serata nobilitata dalla presenza del presidente della Lega di Serie B Abodi, che ha salutato il Pescara premiando la squadra. Ci dispiace che ci lasciate. Lasciate una Lega comunque che cerca di migliorare, però ve lo siete meritato, vi guarderemo da lontano, speriamo soltanto di vedervi in Serie A per più tempo possibile. Acclamatissimo tra gli altri il tecnico Massimo Oddo, il nuovo profeta biancazzurro. Ma guardate, io vi dico sinceramente che sto provando la più forte emozione, la sto provando adesso, perché prima non mi sono reso conto di quello che questi ragazzi non sono stati capaci di fare. Poi non so, sarà l'adrenalina, la responsabilità, il fatto di essere di Pescara. E ho finito la partita che non avevo neanche le forze di esultare. E invece adesso mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi hanno fatto quest'anno. Un bravo a tutti quanti, un bravissimo a tutto lo staff tecnico, perché magari non li conoscete benissimo come ragazzi, come me, ma hanno fatto un lavoro eccezionale assieme a me e anche più di me. Per salutare al meglio la Serie A e il 40° della tifoseria organizzata Pescara Rangers in programma venerdì 17 e in programma venerdì 17 e sabato 18 presso l'area ex Cofa, una festa all'insegna dell'amicizia e del divertimento con musica, stand gastronomici, video e sfilata vecchie glorie, oltre alla partecipazione di alcuni tra i protagonisti della recente promozione in Serie A. E quindi la festa per il Pescara in Serie A continua. E sarà importante non ripetere gli errori di 4 anni fa, così a pochi giorni dalla promozione il presidente onorario del Pescara, Vincenzo Marinelli. Ascoltiamo. Nel calcio ci si emoziona sempre. L'emozione, se manca l'emozione, manca la passione, manca la motività di far bene per questa città, soprattutto per la città, perché io vorrei anche nei momenti euforici, no, che le cose si cambiassero, no, che va bene nel male di una società, perché il calcio un po' è fatto di azioni, no, puoi vincere, puoi perdere, no. Però io penso che Pescara possa fare, ognuno con le proprie possibilità, qualcosa di più. Si rivede un po' in Sebastiani come modo di agire? Altri tempi però... Il rapporto con i giocatori? Sì, d'accordo con i giocatori, è la prima cosa che tu devi avere anche un feeling con loro. No, deve essere capace anche di far capire a loro che la prima cosa sono la loro capacità di andare avanti e quindi di raggiungere determinati sogni. No? Chiudo adesso in Serie A, cosa bisogna fare? Beh, bisogna soprattutto un po' tenere un po' l'ossatura di quella che è, perché forse l'altra volta l'errore è stato di voler cambiare e dopo 4 anni siamo tornati in Serie A, quindi sicuramente non è stata un'improvvisazione, è stato un progetto, una programmazione, e grazie alla voglia, alla capacità di queste persone che ci sono state a mandarla avanti, quindi anche nei momenti difficili non si sono demoralizzati, hanno capito che avevamo le possibilità di fare qualcosa di grande, perché avevamo la squadra a un certo livello. Devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali, bravissimi, perché hanno recepito un po' tutto quello che è stato detto e si è creata veramente una famiglia.
E dopo lo shock della retrocessione, invece, la presidentessa della Virtus Lanciano, Valentina Maio, prova a guardare avanti e spera di poter ripartire forte per tentare una nuova scalata alla cadetteria. Ascoltiamo. Però penso che a volte quando succedono queste cose bisogna capire. Cioè bisogna fermarsi e capire che anche dalle situazioni negative si può ripartire. Si può ricostruire da capo, perché comunque a prescindere dal direttore se va via o non va via sono cose insomma, che si stanno ancora valutando, non si sa neanche l'allenatore, non si sa niente, non si sanno i ragazzi che hanno voglia di rimanere o no, non sappiamo anche noi, però penso che se io e mio fratello ritrovassimo l'entusiasmo, quello forte, quello del primo giorno, siamo in grado di ricostruire questa squadra e veramente di portarla in capolista e quindi ritornare in Serie B, perché siamo una famiglia onesta, siamo due ragazzi onesti. Ci possono dire di tutto, ma alla fine ci abbiamo sempre messo la faccia e siamo veramente dei gran bravi ragazzi con dei grandi valori importanti che ci trasciniamo dentro. Lui ha una caratteristica che io non ho, che secondo me è la sua forza e forse la mia debolezza. Lui è una persona molto realista, molto concentrato su quello che è la realtà, su quello che sono state le cose che ci hanno tolto e le cose che ci hanno dato. Io sono più di cuore, sono più di pancia. Però insieme, secondo me, lui con le sue cose, io con le mie, unendoci possiamo fare grandi cose. E nonostante il successo in trasferta all'andata per il Pineto, è stata tutt'altro che una passeggiata alla partita di ritorno con la Subasio. Alla fine però la squadra di Ammazza l'Orso la spunta e rimonta per 2-1 e ottiene la promozione in Serie D. Il servizio. Il Pineto torna in Serie D a distanza di 18 anni. Il lascia passare per la compagine adriatica arriva al culmine di una partita al cardiopalmo, solo all'apparenza semplice dopo il risultato dell'andata, quando la squadra di Ammazza l'Orso si era imposta per 0-1 ad Assisi. Inter abruzzese però la Subasio si è giocata il tutto per tutto, ma il Pineto ha fatto leva sulle giocate decisive di Ndiaye, uscito dalla panchina, e del suo baby portiere Mazzocchetti, in campo al posto dello squalificato Cattenari. La gara del Mariani Pavone inizia senza grossi sussulti, almeno fino a metà della prima frazione, quando i padroni di casa sfiorano il vantaggio con il palo centrato da Antenucci. Nel finale di tempo invece sono gli umbri a sfiorare il vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la conclusione di Porricelli viene salvata da Cacciatore nei pressi della riga di porta. Lo stesso Porricelli fa centro ad inizio ripresa. Dopo circa due minuti l'attaccante della Subasio batte Mazzocchetti, porta in vantaggio i suoi e pareggia il conto della serie. I tifosi di casa vedono le streghe perché dopo il quarto d'ora Scartozzi timbra il secondo palo di giornata e poco dopo la Subasio ha l'occasione di far sua la finale. Gramacci si guadagna un calcio di rigore, ma Mazzocchetti diventa protagonista e ipnotizza Porricelli. Scampato il pericolo, il Pineto si ridesta con le giocate del neo entrato Ndiaye, che al ventesimo viene atterrato in area da Fagotti. Lo stesso Ndiaye fa centro dagli 11 metri. Passano 7 minuti e il Pineto raddoppia. Ndiaye scambia con Cacciatore e fa secco l'estremo ospite. È il gol della sicurezza, il gol del 2-1, il gol che spalanca le porte della D al Pineto. La festa ha così inizio. È una vittoria innanzitutto della società, che ci ha fatto lavorare benissimo, poi del gruppo giocatori che hanno fatto delle cose incredibili e poi di questo calore che ci ha trasmesso la gente. Grazie a tutti. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.